By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Cause I've left that girl many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop for lunch. Give me a call. But she'll just hear that phone keep on ringing off the wall. That's all. E meno male che doveva essere uno spettacolo comico. L'aveva promesso stavolta. Sì, sì. E voi credete ancora alle sue promesse? Sembrava serio quando l'ha detto. Ma se portava i baffi finti. E poi come quella volta che ha chiesto a Lucy di fargli un pompino al funerale di suo padre. Ecco. Posso chiedere una cosa? Possiamo non cominciare a parlare di pompini? Pensi che farsi fare un pompino dalla tettona 27enne sia stato un piacere per lui, eh? Perché lo continua a difendere? Certo che gli sarà piaciuto, no? Pompini, 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 c'è altro nella vita. Cioè? Comunque a me questa roba non piace. Ma tanto sai, no, lo conosci? Lui dice una cosa, poi ne fa un'altra. Sì, ma iniziare uno spettacolo comico con la morte a me non piace. Che ti devo dire? Perché a me mi ha sempre ossessionato. Ma va? Sì, mi ha sempre ossessionato questa cosa. Fin da piccolo. Sì, sì. Mi ha sempre ossessionato fin da piccolo. Ma i miei amici avevano paura dei mostri sotto il letto. Io invece avevo paura che la morte mi venisse a bussare alla porta. Sì, perché... Chi è? Sono la morte. La morte? Sì. Buongiorno, signora morte. Buongiorno. Come mai qua? Passavo. Ah, passava e basta? Sì, sì. Bene. Allora, posso farle qualche domanda così velocemente? Fai. Senta, cosa c'è dopo essere morti? C'è Dio. Non so, c'è l'inferno. Il diavolo. Si resuscita. Questa mi può rispondere. C'è figa, eh? Fica! Si dice fica! Sei un giovanotto interessante. No. Ci rivedremo presto. Non sono per niente interessante, sono pieno di ansie, sto male, lasciamo perdere. Queste ansie sapete perché ce l'ho? A colpa di tutte quelle storie che mi raccontavano quando ero piccolo. A colpa di mio padre. Era sempre lui che mi raccontava tutte queste storie piene di morti, morte e tutto. E una me ne è rimasta impressa, quella di Eric. Non il Natale di Eric, che era un amico di mio padre, perlomeno penso fossero amici, non lo so. So solo che un giorno Eric va da mio padre e gli dice che voleva scopare e non sapeva dove andare. E allora mio padre gli dice che la casa di Mendelberba è libera, perché lui è in prigione e quindi poteva andare lì a scopare. E poi mi viene un'ansia solo a pensarci. Facciamo una cosa, voi la guardate. Io vado a prendermi una pastiglietta così mi rilasso, così mi passa un po' tutto, Non c'è? Ma no, non mi pastiglia. Thank you.
andata là? Sì? Tu devi essere Cookie. Cookie Williams. Mi vuole di qui alle 10? Sì, Gesù. Che gnocca. Senti, mettiamoci su. Non ti vuoi chiacchierare un po' prima? Chiacchierare? Perché? Beh, in genere la maggioranza delle persone non si butta subito a letto senza parlare uno prima. No, no, io no, perché però poi... Basti l'ufficio. Io no. No, perché poi non mi leghi e quindi poi è vero. Tutto quello che vuoi, allora. Risolviamo la questione monetaria. Sì, allora. Così poi ci rilassiamo un po'. Tu prendi $50, giusto? Esatto. Oh, 10, 20, 30, 50, metti via. Bene. Allora, tu, sì. Vuoi, tu vuoi che ti leghi? Sì. Mm-hmm. Allora io vorrei che tu mi legassi, che mi picchiassi un pochino e che infine mi facessi un pompino. Ok, un pompino e poi ti picchio. No! No! Prima mi leghi, poi mi picchi e infine mi fai un pompino, se non è in quest'ordine io non mi diverto, Picchi, leghi o viceversa e pompino. Ok. Vabbè. Sdraiati. Sì. Di tempo, pensavo che non ce la facessi. Sì. Avevo qualche difficoltà di messa a fuoco, ma poi ho trovato la fantasia giusta, perché ho pensato alla tizia che ho incontrato oggi in metropolitana e l'ho accoppiata a Chelsea Clinton quando puntava l'apparecchio. Pare abbia funzionato. Non so perché. Quelle pillole? Quali? Quelle. Sì. Perché cosa le prendi? Io? Ma per la depressione. E perché cosa sei depresso? Sono depresso. Sono depresso, tu non sei mai stata depressa. Cioè, voglio dire, col lavoro che fai. Cioè... Beh, sempre meglio che fare la cameriera. No. Sai che è strana questa cosa? Tutte le puttane con cui sono andato mi hanno detto la stessa identica cosa. Cioè, fare la cameriera deve essere veramente un lavoro di merda. Come mai sei triste? Sono in bancarotta spirituale. Sono vuoto. Cosa vuol dire sono vuoto? Vuol dire vuoto, ti alzi la mattina, vuoi fare colazione, prendi il barattolo del caffè, lo apri e vuoto, cosa ti viene? L'ansia, va bene? Sono senza anima. Ma tu lo sai che l'universo si sta disgregando? Lo sai questo? E lo sai che cos'è un buco nero? Sì, mi ci guadagno da vivere. Sofocle, il più grande tra i filosofi greci, ha detto che sarebbe stato meglio se fossimo mai nati. Tesoro, ormai è un po' troppo tardi. Lo so, però io non volevo, mi sono opposto, mi hanno tirato fuori con la forza. Ehi, cos'è sta roba? Mi viene un'ansia. Sto bussando. Bussa normale. Che ansia! Mendel Bellbaum. Sì? Apri. Sì, ma tu chi sei? Mendel Bellbaum. Sì? Cosa vuoi da me? Sono venuto a prenderti. Ma ci deve essere un errore, mi scusi. Io non sono Mendel Bellbaum. Io sono la morte. E tu sei sulla mia lista. Ma quale lista? Non sono neanche sulla lista dell'Hollywood, figurati sulla tua lista. Senti, ci deve essere un errore, Aspetta un minuto, per piacere. Mendel Bellbaum. Non ce l'hai un minuto. Ma io non sono Mendel Bellbaum, uso solo casa sua per scopare. Mendel! Mendel! Un secondo, c'è un signore alla porta. Ecco, Mendel, non dire stronzata. Batti così se senti, bravissimo, ecco, ascolta, è arrivata la morte a prendermi,
Non è che mi faresti un ultimo pompino per piacere? Ce li ha $50? Sì, ecco. Scusi, posso andare a fare banco, Matt, per cortesia? Sì, e poi compra anche le sigarette. Me lo faresti gratis per piacere? No, ascolta, per chi mi hai preso? Per una cameriera? Mendelberg, Paolo. Seguimi. Cazzetto. 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 Bastardi. Settimana scorsa eravamo qui, ma hai detto, devo fare degli esami. Li hai fatti? No. No. Così perché no? Perché è un elenco lunghissimo, sì. Devi fare la pellagra, la scabbia, la gotta, sì, HIV, l'epatite A, B, C, D, una nuova che l'hanno scoperta, sì, l'impetigine volgare. Sono volgare? No, però si cura solo con l'idrocolonterapia. No. Perché poi si scoprono quello che ho. Metti per curi, sia mari. Puoi stare zitto. Puoi stare zitto. Questi gli amici ti consigliano, ti dicono le cose, tu stai zitto. Vabbè, non dico più niente, non ne voglio più parlare. Basta. Questo è vero. Mia madre è morta. Ecco. Il prossimo sono io. Magari. Dandomi alla luce. Vai a cagare, sono passati 30 anni, sono passati. Sì, ma mio padre non mi ha mai perdonato. Hai fatto delle domande. È buffo, in effetti, sì. Avrei voluto perdonarlo io, sì, prima che morisse. Però noi siamo un po' morbosi, no? Tu pensi di morire oggi? No. No. No, no, abbiamo il laser. No, abbiamo tutte le possibilità. Sì, la scienza, ecco. Ma non c'è niente di male nella scienza, eh? No. Io tra l'aria condizionata e il Papa scelgo l'aria condizionata. Sì. Forse ha cambiato il discorso? Ha cambiato il discorso? Non lo stiamo a fare. Delle malattie, di impetigine. Vedi, voi. Chi è? Chi sei? Sono Dio. Dio? Dio, l'unico Dio. Presto, distogliamo lo sguardo! Ma che fate? Distogliamo lo sguardo, nostro signore! E basta questa minchiata di distogliere lo sguardo, che poi è una scusa per non ascoltarmi mai. Cosa vuoi che facciamo, nostro signore? Beh, siete adulti, dovreste saperlo da soli. Io posso portare oro. Io incenso. Io la birra. Beh, l'hanno già fatto. E comunque era mirra, non birra. E poi, chi di voi tra i cerebrolesi sa cos'è la mirra? È una radice. Non è vero. È un modo di dire. Ecco. Porto la mirra. Festona. Possiamo parlare di cose serie? Volevo farti una domanda, mio signore, graditissimo, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Fai sta domanda, leccaculo. E la morte? Come la mettiamo con la morte? Cosa c'entra la morte? Non mi sembra che la morte faccia parte del continuum di cui noi facciamo parte, di cui voi fate parte. Quindi non parlate della morte in mia presenza. Ma tu sai tutte le cose? Ma chi l'ha detto? L'hai detto tu? Ma va, è stato mio figlio una sera che faceva l'ultima cena e aveva bevuto. Ma non l'hai detto tu? No, l'hai detto tu adesso? Finitela! Che vermi, voglio affidarvi una missione. Guarda, nostro signore! Beh, direi coi talebani no. In Cecenia non ne sareste in grado, Honolulu nemmeno. Pensavo teatro danza. Cosa? Teatro che? Teatro danza? Tip-tap. No, non tip-tap, ho detto teatro danza. Mio Dio. Mi hai chiamato? No. Teatro danza? No, teatro danza no. Ho detto teatro danza. No, ho detto teatro danza. E allora che teatro d'arte sia, no? Eh?
Beh, meno male che Pina Bausch è morta. È un tributo? Sì, certo, un tributo. Continuate a tributare. Cosa volevate dire con questo pezzo? Sembrava l'ultima cena, cioè era rivolto contro di me? L'urgenza. Sentivamo l'urgenza della filosofia, della comunione. Sì. Dire fare baciare, lettera, testamento? Della mensa. Io facevo quello che faceva lui. Sì, ecco, io facevo quello che faceva lui. E tutti facevate il trenino dell'amore, bello. Più o meno, era molto bello anche. Ascoltate, merde. No, Ascoltate, cerebrolesi. Ecco, così va meglio. È meglio, vero? Vi ritrovate di più. Io vi do un'ultima possibilità. Sì, grazie. Ma fate molta attenzione. La domanda è: qual è la risposta a tutto? Perotita! Paracetamolo! Rustichella. Tangenziale. No, non chiedo al pubblico, sono bastardi e non ti aiutano mai. Chiama a casa! Non c'ho nessuno a casa. Fai 50-50. No, 50-50. Chiama il primario del San Paolo. Il primario del San Paolo. Fiorus. Il Jolly. O dei buoni del Lidl. Niente, non lo so. Dio niente! Buio! E appunto, il problema è che Dio niente. Buio, vuoto. Vuoto esistenziale. Era la risposta? No, la risposta a tutto è la poesia. Lo sapevamo! Incapaci! Lo sapevamo! L'avevo pensato! No, vi leggo nel pensiero, so che non l'avete pensato. Io ho una poesia per Dio! Dai! Maestro, vai! Scusa! Sì. Hai una poesia per Dio o è una poesia virgola per Dio? Una poesia aperta parentesi per Dio chiusa. Ah, ecco, non era un'imprecazione, però. No, no, pardon. Non mi mai. Mi fate un accompagnamento un po' rustico? Come sì, vuoi? Rustico. Se io fossi il mago di Natale, farei spuntare un albero di Natale. Ma finiscila! Quella poesia l'ho portata io in seconda elementare. Omaggiarti. Ma va, è piaggeria, la tua solita piaggeria, la foto sola. Basta. E siediti. Ce ne sarà uno di voi che sa una poesia. No, non tirate fuori così, dai. Ma no, non è adatto. Guarda che ci sono i correnti d'aria, Renato. Lo so. No, c'è la pancera. Attento. Mi illumino. Mi illumino e mi spengo. Mi illumino e mi spengo. Scusa. Ma nel profondo di te sei soddisfatto di questa poesia? Ma sembrava male. Ma perché ascolti quei due coglioni? Ma smettila, non vedi che si prendono gioco di te? Ma dai, uno di voi che sappia una poesia da Dio, ma non che la sappia bene, la sappia fare per Dio. Ma guarda, cosa vuoi tu? Cerchiamo il bagno. Ah, ecco. Ce l'ho io la poesia. Ce l'hai? Sì. Lo so. Guarda che ti conviene che sia una poesia da Dio. Anche una Madonna. No, veramente era solo per me. Poi mi fermo. Cioè, io non apro tutti. La dico. Dilla bene però, a memoria. Allora non lo so. Come da copione. Ma come da copione? Più o meno. Ascoltate bene. Non è rimasto più tempo. Siamo rimasti soli.
Ho visto gli angeli scendere dalla volta celeste, strapparsi le ali e accatastarle una sull'altra. Hanno fatto un mucchio così alto che si perdeva in cielo e poi gli hanno dato fuoco. E correte, ballate, urlate, scopate, danzate. Hanno bruciato Dio. Finalmente siamo soli. Bravo. Tu ce l'hai con me. Ma bravo. Questa almeno era una poesia, non era una merda come tutte le altre. Una cosina così. Non era una cosina così per dire. Mi hai appena bruciato. Vabbè, dai, sei permaloso. No, per niente. Per Dio. Aspettate un attimo. Ora tocca a me. Ah, vuoi dire anche tu una poesia? No, voglio la mia parte nella scena. Oddio mio, anche tu, tutti con le manie di protagonismo. Toh, la tua parte nella scena. Senta, guardi, noi stiamo aspettando ospiti a cena. Chi è, caro? È un certo signor La Morte, è venuto per la mietitura, ma non è periodo. Ma salve! Ma per favore, vieni fuori dalla porta, tesoro, fallo entrare, fallo entrare! Prego, si accomodi, venga dentro a bere qualcosa. Su, è uno dei contadini del villaggio. Prego, si accomodi, venga dentro. È il signor La Morte, gente! Dagli da bere qualcosa. Ah! È un mietitore, il signor La Morte. Io sono il tristo mietitore. Ah, quindi lei si occupa di mietiture qui nella zona, eh? Il tristo mietitore. Parlavamo proprio ora dei brutti problemi che affliggono questa umanità. Preferirebbe del bianco? Mi spiace, non abbiamo la birra. Provi la caciottina, è deliziosa, eh? Io non sono di questo mondo. Io... sono la morte! Beh, non è straordinario? Parlavamo della morte giusto 5 minuti fa! È vero, ci domandavamo se è il caso ancora di parlare di vita dopo la morte, di anima, di spirito... Cioè. Voi altri non capite! No, io vorrei dire una cosa a nome di tutti gli altri qui presenti, vorrei dirle quale esperienza fantastica sia questa! Noi siamo così felici che le sia capitato qui, signor La Morte! Signor La Morte, mi scusi, c'è vita dopo la morte, c'è vita su Marte! Io vorrei dire la mia! No, ascolta, se mi fai finire... Silenzio! Io sono venuto a prendervi per portarvi via. Questo è il mio scopo. Io sono la morte. Beh,
Questo rattrista un po' quella serata, no? Io non penso, cara, invece credo che sia un forse... Stai zitto! Continuate a parlare. Lasciate che vi dica una cosa. Voi siete tutti morti. Tutti? Morti? Tutti! Senta, caro signore, lei piomba in casa, senza neanche essere invitato, rompe tutti i bicchieri e in più ci dice che siamo morti? Io le voglio ricordare che lei in questa casa è un ospite... Silenzio! Uno prende molto raggio. Silenzio! Voi siete così merdosamente pomposi, voi altri non avete le palle! Oh. Posso farle una domanda? Cosa? Come possiamo essere morti tutti quanti insieme? La mousse di salmone. Tesoro, non avrei mica comprato del salmone in scatola. Io sono terribilmente imbarazzata. Avanti! Seguitemi, è giunta l'ora! Eppure il pesce vendolo mi aveva assicurato che il salmone era freschissimo. E in genere così attendibile. Almeno possiamo portarci i bicchieri. Ottima idea. Avanti, seguitemi! Ma io, cara, poi non ho neanche mangiata la mousse al salmone. Tesoro, portare del salmone affetto da botulismo ad un party è socialmente inaccettabile. Ottimo lavoro, eh? Un cammino. Mi sono lasciato. Mi hai reso giustizia. Lo fa più io. Scelgo io. Non si può dire per una mousse di salmone, eh? Che se la spalmavano, se la mangiavano e poi... morti! Tutti morti sono! Morti così. Un giorno ci sei, il giorno dopo non ci sei più. Vero, così è lì che ti aspetta, subito, Sei tranquillo e poi tac! Se te lo potessi scegliere io preferirei morire, lo so, sotto un camion. Invece lì ti aspetta, poi dopo basta parlare di morte, Basta. Se lo metto a posto. Mangiate di morte. Pronto? Voi che l'avete mangiata? Buona? 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 Vuoi un po'? Nella camera da letto dell'abitazione a due piani di Nat Ackerman. Il pavimento è interamente ricoperto da moquette e c'è un grande letto a due piazze con un'ampia toilette. Nat Ackerman, industriale delle confezioni, cinquantenne, calvo e panciuto. Oh! C'è scritto qua. È sdraiato sul letto a leggere l'edizione serale del New York Times. Porta un accappatoio e un paio di pantofole. Sta leggendo alla luce della plique fissata alla bianca spalliera. L'ora è verso mezzanotte. Improvvisamente si ode un rumore e Nat
salta su a sedere, puntando lo sguardo verso la finestra. Chi è quello lì? Arrampicata goffamente sul vano della finestra, c'è una fosca figura intabarrata. L'intruso porta un cappuccio nero e indumenti neri aderenti. Il cappuccio gli copre il capo, ma non il volto che appare di mezza età. Completamente bianco. Sta ansimando profondamente e poi, inciampando sul davanzale della finestra, piomba nella camera. Signor La Morte, alto 1,90 m per 150 kg. Alla mia destra il signor Nat Ackerman, industriale delle confezioni, alto 1,40 m per 30 kg. Avanti. La Morte? Cosa intendi dire? La Morte? Senti, ma cos'è quello qua? Lo vedi vestito vero? La faccia sbiancata? E allora sono La Morte. Adesso posso avere un bicchiere d'acqua o un bicchiere di gazzosa? Tratta di qualche scherzo? Quale scherzo? Tu sei nata Ackerman, 57 anni, 118 Pacific Street. Cosa voglio? Cosa voglio da te? Cosa pensi che io voglia? Tu stai scherzando, vero? Io scoppio di salute. Allora andate. Tu non vuoi andare. Senti, non cominciamo con le stronzate. Che cazzo? Con le stronzate che già ho dovuto fare una scalata per arrivare fino qua. E in più stavo scherligando. Scalate in qua. Caro mio, che scalata ho fatto? Mi sono arrampicato sulla gondola perché volevo fare un ingresso drammatico. Sì, solo che poi mi sei incastrata la cabina dei tranci della vita. Sono scivolato sulla tartina del salmone, chi cazzo l'ha lasciata lì? Poi si è rotta la grondaia! Il mantello mi si è incastrato! Senti, andiamo via, eh! È stata una serata difficile, sono stanca, ho altre persone da andare a prendere. Mi hai rotto la grondaia! Mi hai rotto la grondaia! Che paroloni! Si è un po' piegato tutto qui. No, aspetta un minuto. A me occorre tempo. Non sono pronto per andarmene e poi non posso credere che tu sia La Morte. E chi ti aspettavi? Joe Black? Oh, ho pensato sempre che tu fossi più alta. Vai su. Sì. Sono 1,90 m. Va bene? Tu mi assomigli un po'. È uguali, Ecco, dammi un po' di tempo allora. È un giorno in più, 24 ore. No, non ce l'hai un po' di tempo. Dai, poco tempo, un giorno. Cosa te ne fai di un giorno? Domani la radio ha detto che piove. Va bene. Sai giocare a scacchi? No, non so giocare a scacchi. Oh, in un quadro ho visto che giocare a scacchi. Non è possibile, non ero io. Io non so giocare a scacchi. Vai. Sai giocare a dama? No. A Monopoli? No. A Forza 4? No. A Cluedo? No. A Trabocchetto? No. A Lodi Pazzi? No. A Ramino? No. A Ruba Massetti? Aspetta un attimo. Hai detto Ramino? Sì. Hai per caso detto Ramino? Sì. Per giocare a Ramino? Se so giocare a Ramino. Mi stai chiedendo forse se Parigi è una città, vero? Sei brava, no? Bravissima, sai? Allora, dico, cosa facciamo alle fine? Giocherò contro di te, a Ramino. Se vinci tu, verrò da te immediatamente. Se vinco io, tu mi concederai un po' di tempo. Un giorno in più. Ma non ce l'hai tempo per giocare a Ramino. Dai, sei sportivo, già le carte qui, non fare scene. Massimo, una partitina nella faccia, mi rilasserà un po'. Non piacerà di averlo fatto? Sicuramente. Che ne diventi di giocare un centesimo al punto? Per rendere un po' più depata la partita.
pepata. Ah, non ti sembra già abbastanza pepata di tu? Io gioco meglio quando ci sono il ballo di soldi. Va bene, Newt. Nat Ackerman. Non conosci neanche il mio nome? Ma sì, Nat, Newt, c'ho un tale mal di testa. Dai, lasciami. Com'è che avviene? Come avviene cosa? La morte! Caschi lì, semplicemente. E non c'è altro. Ah! Stai accumulando i due, tu, eh? Tu non guardare tra gli scatti. Io non guardo tra gli scatti. Ce n'è uno, poi, figurati. Stavo solo sistemando l'unica carta che c'è. Volevo solo sapere la carta di apertura, va bene? Il 4, termica di dentro. E anche se fosse, eh? Io ho un 2. Ma stai scherzando? No. Io no! Ma stai accumulando i 6? No, sei tu che perdi! 50-110. 50-110, ciao! Senti, puttana, devo proprio cadere sul pavimento, vero? Sì, devi cadere sul pavimento. Non posso cadere sul divano quando no, no. Perché no? Perché no? Perché tu cascherai lì, Adesso lasciami concentrare che voglio vincere una partita. No, perché deve cadere sul pavimento, eh? È l'unica cosa che ti chiedo, perché non posso cadere e morire quando mi trovo nelle vicinanze del divano? Vabbè, senti, vedrò quello che posso fare, eh? Adesso lasciami concentrare e gioca. Pesca! Tu mettiti a posto le carte. Oh. Pesca! Ecco. Te. Scarpo. Pesco! Ho un 2. Tac! 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 Sto chiedendo! E tu? Io ho delle carte che sono peggio di un punteggio di pallacanestro, ma ti sei dopato? Ed è anche un 2 di picche! Eh? 70. 150. Sputere all'osso. Cosa intendevi dire prima quando mi hai detto che questo è il tuo primo lavoro? Cosa pensi di aver capito? Cioè, tu mi stai lasciando di intendere che nessuno è mai morto prima d'ora? Ma sì che sono morti. Ognuno ha la sua morte. La tua è quella di inciampare sul tappeto e stramazzare sul pavimento. Mi devi anche $39! Ma come $39? Sì, io non ho $39, ho degli spicci, di qualcosa. No, sono 39. Dammi quello che hai, Però... vediamo di quadrare un po' i conti qua, Senti, ma io adesso ti torno. Io domani torno, mm-hmm. E tu mi dai la possibilità di vincere i miei soldi. Ah. Io fino ad allora sono nei guai fino al collo. Tutto quello che vuoi. Fai attenzione a scendere le scalinate. Su uno dei gradini la passatoia è allentata. Ecco, arrivo, Un attimo, su un po' di atletico. Però senta, una te. Colpo secco. Sì, secchissimo. Vai. Oh, oh. Ho la gastromotenite pilota. Come fai? Il tappeto. Ecco, qua la pastiglietta. Cos'è questa? È omeopatico? Sì. Però, che botta di vita, Non saranno pochi? Magari qualcuno in più. Ecco, mi sembrava. E mezza che le sistemo tutte. No, non c'è premura. Scherzi. Cosa da me? Ho vinto. Chiuso. Ciao. Non vale così. Mi
fai sempre fare la parte della sciacquetta stupida. Ma tu hai parlato, gli hai dato delle carte in più. Io? No, io. Io sono invisibile, io non possiedo corpo. Sono immanente, ma non ho corpo. Per cui tu gli hai dato delle carte in più e ho fatto una rima. 1-0 per me. Ti faccio vedere io cosa so fare adesso. Oh sì, vediamo. Musica! Sono crudele, così forte, solo e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona, io sono di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. Il fiume? Basta parlare della morte, basta! Ma di cosa vuoi parlare? Sentiamo. Dell'amore. Senti, no, 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 l'amore no! L'amore no! Perché l'amore è morto! Ecco, e il prossimo sono io! Signor Dio! Mi dica! Vorremmo tutti quanti, tutti noi, con un'estrema unanimità, parlare d'amore. No, ma è proprio unanime, desiderio. Tutti. No, no. Bell'amore, Fernando. Bell'amore. No. Sì. Due occhi, che si incontrano, scatta questa scintilla, e due persone si innamorano per tutta la vita o per 3 giorni. Per 3 giorni? È il tempo giusto per amore. Mi ricorda qualcosa, 3 giorni. C'è dell'autobiografismo. Ecco, volevo approfittare di questa occasione per narrarti una straordinaria storia d'amore. Narramela. Ok. Di chi parla? Parla di Annie e Alfi. Annie e Alfi. Alfi. Ascolta, sei sicuro di saperla? Sì, perfettamente. La padroneggio. Ecco, queste due persone, ecco, si incontrano un giorno su un campo da tennis e tra una racchetta e l'altra scatta la scintilla. E giocano a tennis. E giocano a tennis, anche se adesso faranno un altro tipo di pratica sportiva, cioè il footing. Non il footage. Ah, il footage. No. Ok, comincino! Mi tolgo. Con la morte non se la sono cavata per niente bene. Vediamo come se la cavano con l'amore. Non ci posso credere. E tu mi stai pedinando. Io non ti sto pedinando. No, tu mi stai pedinando. Perché ti seguivo a distanza, non perdendoti di vista. Quello non è pedinare. E scusa, quale sarebbe per te il significato di pedinare? Pedinare è diverso. Io ti spiavo. Ecco, tu sei paranoico. Paranoico. Io ti sto guardando andare dalle braccia di un altro.
questa è la peggior forma di paranoia. Ma non volevo neanche seguirti, volevo farti una sorpresa, venirti a prendere in università, ecco. Ma scusa, non eri tu a voler avere una relazione elastica? Sì, ma stai avendo un flirt con il tuo professore di università, quel fesso che insegna quell'incredibile stronzata. Crisi contemporanea nell'uomo orientale. No, motivazione di fondo del romanzo russo. Ma ci sei andato vicino. Ma che cosa cambia? Sono tutte masturbazioni intellettuali. No. Finalmente un argomento che conosci bene. Ehi, non denigrare la masturbazione, eh? Sesso con qualcuno che amo. E poi io non ho nessun flirt. Se dal caso che lui sia sposato mi consideri pura. Pura? Ma che cos'hai, 12 anni? Questo è un altro dei tuoi discorsi scemi. Che frega. Che ti frega. Vedrai che fra un po' ti troverà profonda, umanistica e ti ritroverai le sue mani sul culo. Tu ce l'hai su con David dal primo giorno che te ne ho parlato. David? Se... Chiami un docente David? È il suo nome. Ah, è un bel nome biblico, sì sì. E lui come ti chiama? Bezzabea? Bene. Complimentoni, bravo, bravissimo. Grazie. E questa era una storia d'amore? Guarda che l'amore non ha niente a che fare con la gelosia. Sono conseguenziali. No, sono tangenziali. Tangenziali, sì. Ecco, però mi viene in mente soprattutto quella storia di quest'uomo che va da uno psichiatra, no? E gli dice, dottore, mio fratello è pazzo, pensa di essere una gallina. E il medico gli dice, perché non lo interna? E quello gli risponde, e poi a me le uova chi me le fa? Ecco, in questo senso, i rapporti uomo-donna sono rapporti paradossali, pazzi, assurdi, ma credo che dureranno per tutta l'eternità, in quanto per sempre noi avremo bisogno di uova. Allora io ti do una possibilità, regalami un uovo d'oro. Ok, ti racconto un'altra storia e questa funziona, abbi fede. A me chiedi di aver fede? No, te lo giuro su... Attento! Te lo prometto! Ecco, forse meglio. Questa storia finisce da Dio. credo. Le storie dei mortali finiscono sempre male. Ma il male è relativo, eh? È relativo ed è obsoleto. Comincino! Ecco, grazie. Sei un bastardo, figlio di puttana. Sì. Lucy? Brutta testa di cazzo, sei uno stronzo bastardo! Si è adirata, vero? Come hai potuto farlo? Come? Lo sapevi cosa succedeva? Di cosa stai parlando? Non rispondermi! Cosa? Carogna! Cosa? Lo sapevi! Solo che non te ne fregato un cazzo! Come hai potuto scrivere quel libro? Come? Sei un tale egoista così pieno di te che te ne strafai il cazzo delle persone che distruggi. Intuisco che tu sei adirata. Hai raccontato tutta la nostra storia nei minimi dettagli. Mi hai sputtanato con mia sorella, Barbie mi ha lasciata. Se n'è andato. Così parlava di noi a grandi linee. Ma con chi credi di parlare? Con quelle ritardate di talk show? Guarda che c'ero anch'io con te. Cosa credi? Lo so quanto era a grandi linee. Jane, mia sorella, tua moglie, ha capito tutto. Bisognava essere subnormali per non capire. E Marvin, mio marito, il tuo migliore amico, era distrutto. Distrutto era. E Jane sospettava di noi, ma non ti so dire quanto. Lo so. Io negavo tutto. E tu, tutto con quel libro del cazzo, hai confermato tutto invece. Bello sforzo del cazzo che hai fatto. Mi hai fatto più bassa con le tette grosse. Bello sforzo del cazzo. Mi hai chiamato Leslie invece che Lucy. Ma è tutto qui, eh? Nero su bianco. Pagina 122. Guarda, ecco. Non era per il membro flaccido e ciondolante di Marvin. No. Era perché non l'aveva mai amata. E voleva soltanto dei figli da lei per vendicarsi di sua sorella maggiore che non aveva il minimo istinto materno. Hai capito? Leslie? Lucy! Mi chiamo Lucy, brutta testa di cazzo! Non Leslie! Io sono venuta, colpa tua, io sono venuta a farmi saltare le cervella, ecco. Ma tu vuoi dare una calmata, Lucy? Sotto tappeto, le mie cervelle sotto tappeto perché è colpa tua. Le mie fottute cervelle sotto tappeto! Calma, tanto non ti uccidi, su, dai! No! Cos'è un tipo tragico, non ce l'hai dentro, è già in quella tragica. Dai, siediti in casa. Non lo sapevo mentre venivo qui,
me lo sono detto, hai ragione, io non ce l'ho il coraggio di uccidermi, ho detto non me, no? Meglio uccidere lui. Pardon? E ti uccido e poi scrivo un libro. Lucy, mettila lì. No. Stai calma, stai zitto. Stai zitto, che tu con le parole sei un dio, altrimenti come saresti riuscito a convincermi a farti un pompino al funerale di mio padre? Bastardo. Lucy, stai calma, mettila via, non sparare e non premere il grilletto, eh? Fermo dove sei. Fermo. No. Vuoi che ti racconti una cosa che ti rende felice? Eh? È che la mia vita è una merda. La mia fidanzata mi ha lasciato, è andata via col mio migliore amico, ho l'herpes e soffro di insonnia. Ho dilapidato tutti i miei averi in analisti, avvocati e puttane. Sindrome da fatica, Poi si può sparare, avanti. Spara. Spara, avanti. Su. Spara. È stata una follia. L'ho incontrata per la vita! Mi ha anche disturbato questo stato. Cosa mai potevo fare? Un bacio da lontano! Vengo giù con un tanto! La solita traia! L'abbiamo poi parlato! Perciò è meglio tornare sempre di te! E già! Perciò te! Ti prego! Ma forse è meglio tornare a parlare di morte! Almeno quella fa ridere! Ehi! No, è che l'amore è tragico, e quindi finisce sempre. Finisce? Vero che finisce? Finisce. E quindi? Mi rendete? Finisce tutto qui? Sì. No? Sì. Vabbè. Sì. Eh no, ce l'ho io una storia eroica che parla della morte. Eh sì, io tra i più grandi uomini famosi quello che avrei voluto essere è Socrate. Non perché ero un grande pensatore, Visto che li pensate discretamente profonde, le ho fatte anch'io, Anche le serie mie vertevano invariabilmente sulla biondina in seconda fila. Cioè, vabbè, e comunque, quello che invidio di più al più grande tra i greci è il coraggio di fronte alla morte. Lui con grande fermezza rimase fermo sui propri principi e preferì morire anziché rinnegarli. Io... Accanto mio non sono altrettanto impavido, basta un rumore molesto, un tubo di scappamento di un'auto, per farmi saltare in braccio la persona con cui sto parlando, ma lasciatemi che confessare una cosa. A me capita spesso di sognare di mettermi nei sandali di Socrate, solo che poi il sonno mi vince e faccio il seguente sogno. La scena si svolge nella mia aula carceraria. In genere qui medito solitario circa qualche grosso problema estetico-filosofico, del tipo può essere un oggetto definito opera d'arte se serve soltanto a sturare un lavandino? Oggi ricevo la visita di Agatone e di Simmia. Salve, mio buon amico e vecchio saggio, per come ce la passiamo in prigionia. Cosa si può dire, Agatone, della prigionia? Solo il corpo può essere recluso, la mia mente no, la mia mente vaga, libera, non circoscritta da queste quattro mura, e perciò ti domando, in verità, esiste forse il carcere? Ma se volete fare una passeggiata? Domanda pertinente, non potrei. Cattive notizie, ho paura! Siete stato condannato a morte. Il re Tristan ha provocato un acceso dibattito al Senato. Nessun dibattito. Unanimità. In serio? Sì, al primo ballottaggio. Contavo su un po' più di supporto, Il Senato è andato su tutte le furie per quelle tue teorie sullo stato utopistico. Mi sa che non avrei dovuto suggerire un re filosofo. Soprattutto quando continui a indicare te stesso e a schiarirti la gola. Neppure considero malvagi i miei carnefici. Neppure io. Impero che cos'altro è il di male, se non un eccesso di bene.
In che senso? Mentre hai questi termini, se uno canta una canzone è una gioia, se seguita a cantarla e ricantarla ti fa venire il mal di testa. Vero. Ecco, e se proprio non la smette più, ti viene voglia di infilargli dei calzini giù per la gola. Molto vero. Quando sarà eseguita la sentenza? Che ore sono? Oggi stesso. Hanno bisogno la cella. Eh sì! Mi tolgono pure la vita, si tramandi, che io preferi morire piuttosto che rinnegare i miei principi sulla libertà e sulla libera indagine. No, non piangere! Agatoni, non piangere! Non sto piangendo. Sono un po' di allergia. La morte non è una fine. La morte è un inizio. Come mai? Fammici pensare. Fa pure. È vero, no, che l'uomo non esiste prima della nascita. Molto vero. Ne esiste dopo la morte. E quindi? Appunto. Perciò? Aspetta un attimo, un po' di confusione in testa, qui passano soltanto a barco dalla mattina alla sera, sempre in malco. Senti, la gente sa che dopo la morte non c'è nulla e quindi la teme. La morte, la morte, la morte, la morte. La morte è uno stato di non essere. Ciò che non è, non esiste, quindi la morte non esiste. Esiste soltanto la verità. La verità. E la bellezza. Che sono intercambiabili, mi pare. E una è un aspetto di se stessa. Che cosa avrebbero di preciso in mente per noi? La cicuta. Ah, la cicuta? Sì, quel liquido nero che ha corroso il tuo tavolo di marmo. Ah, sul serio? Sì, una coppa soltanto. E un calice di riserva nel caso si versasse. Mi domando se sia... Mi chiedono di non far scenate, disturbereste gli altri carcerati. Ah, giusto, giusto, giusto. Ma poi gli ho detto anche che morirai stoicamente. Ah, giusto, giusto, bene. Senza rinnegare i tuoi principi. Giusto, giusto. E nessuno ha proposto di commutarla in esilio. L'hanno tolto l'anno scorso. Bene, e cos'altro c'è di nuovo? Ho incontrato Isocele per la strada. Ah. Mi ha detto di avere un'idea. Un nuovo triangolo. Bene, 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 sentite, sarò franco con voi. Io no, non voglio morire, sono troppo giovane. È la tua occasione di morire per la verità. No, no, io sono per la verità, assolutamente, non fraintendermi. D'altro canto, ho già preso un impegno la settimana prossima a Sparta, pranzo. E non posso mancare, devo offrire io stavolta. Gli spartani li conosci, però niente fanno la guerra. Sarebbe un codardo più saggio tra i nostri filosofi? No, 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 io non sono un codardo. Non sono neanche un eroe, diciamo che sono una via di mezzo. Un vile verme. È più o meno quel che intendo per via di mezzo. Ma hai dimostrato che la morte non esiste. Ho dimostrato un sacco di cose io, eh. Sì, un'osservazione c'era qua, qualche massima là, qualche tedesco di zonella, un aforisma simpatico ogni tanto, sì. È molto meno faticoso che andare a zappare la terra, ma non esageriamo adesso, eh. Ma hai sempre anche dimostrato che l'anima è immortale. Ah, non di meno, sulla carta, ecco, la filosofia ha questo, che è poco applicabile alla realtà. E le forme esterne? Tu hai sempre detto che tutte le cose sempre esistettero e sempre esisteranno. Alludevo agli oggetti pesanti, statue, macigni, ok? Con la gente è diverso. Ma hai detto anche che la morte è come il sonno. Sì, l'ho detto, con questa piccola differenza che se sei morto e qualcuno grida al fuoco, ti riesce un po' difficile trovare le pantofole. Per chi è la cicuta? Per lui! Mamma, che tazzona! Deve proprio fumare a quel modo? Sì, mi mescola bene. Il veleno normalmente si deposita sul fondo. Non sia mai che non funzioni bene. Bene, il mio comportamento qui è diverso da quello assunto da Socrate. E il sonno, mi dicono che urlo e strillo. No! Dalla mano la cicuta! Dalla mano la cicuta! Fermi tutti! Fermi tutti! Il Senato ha tenuto una seconda votazione. La tua pena è stata ritirata. E il tuo pensiero rivalutato, ti saranno resi onori invece. Finalmente, le loro menti sono snebbiate, sono libero, presto, Agatone, Simia, i miei bagagli. Tanto di cose da fare, figlia, ti sarà già messo al lavoro per scoprire il mio nuovo punto, ma prima di lasciare questa cella, voglio raccontarvi
un'ultima parabola. Per Zeus, che colpo di scena. Mi domando se sanno quello che fanno. Degli uomini vivono in una buia caverna. Ignorano che fuori splende la luce del sole. L'unica luce che conoscono è quella fornita dalla vacillante fiammella di alcune candele che tengono accese per non inciampare. Come se ne sono torturate queste candele. Beh, diciamo che ce le hanno. In una caverna le candele mi sembra un po' inverosimile. Vuoi passarmela buona per un momento? Vuoi venire al dunque? Un giorno uno dei cavernicoli esce dalla grotta e vede il mondo esterno circostante in tutta la sua chiarità. In tutta la sua chiarità? Esatto, in tutta la sua chiarità. Gli altri? No, non gli dice niente agli altri. Niente? No, non gli dice niente agli altri. Mette su una rivendita di carne, sposa una ballerina e muore di emorragia cerebrale a 42 anni. Ma basta, quelle cazzate, muori. Suonare tanto bene la batteria e smettila, che tanto li dobbiamo ricomporre insieme con gli scatti. Vuoi una sigla tragica? Sì, una cosa che rimandi al domani. Resuscitare dopo 3 giorni. Ma minchia, era mio figlio! Io non mi fido più. Ho capito, allora ci chiamo Aramino. Spiritoso, capita a tutti di avere delle defiance. Certo, parla in francese. Ascolta, io non li voglio tra i piedi. Neanch'io, quindi? E quindi sarei io a comandare. Sei troppo democratico. No, io sono il dio cattivo, diranno, che esige una fede assoluta. Fatto il teatro danza. Io non esigerei oltre. Mamma mia. Hai ragione. Senti un po'. Dimmi. Cioè io li ho guardati. Cioè tu guardali. Sono solo 3 poveracci. E ho paura del seguito della tua frase. Continua. E il seguito è... Ascolta, diamogli un'altra possibilità. Ecco, no, no! No, ma non è che li faccio risorgere, eh? Che li faccio risorgere a 30, 40 e 67 anni come hanno. Li facciamo rinascere. Ma come rinascere? No, non puoi farli rinascere. Perché no? Perché no? Ma io sono Dio. E io sono la morte. E ascolta, per ci divertiamo molto di più. Io li falcio e tu li rimetti. Però sta ripopolando questo mondo di idioti! No, di imbecilli. Di imbecilli? Però noi lo facciamo apposta. Perché in fondo ci fanno ridere. E se noi non ridiamo, come facciamo a vivere? Quindi prepara quella cazzo di scacchiera, che io adesso arrivo. Muoviti, ti aspetto.